E da Luce Verde è tutto, vuoi la linea? Grazie, grazie a Luce Verde. Cracking Danilo Re è un progetto che ha quasi dell'incredibile. L'idea è quella di far duettare in musica un'intelligenza artificiale sviluppata, poi vedremo, dai ricercatori di Roma 3 con il musicista jazz Danilo Re. Come sia possibile ce lo spiegano questa mattina l'ideatore, il musicista, conduttore Alex Braga, che conosciamo anche per il suo programma, uno dei tanti a Radio 610, e l'ingegner Francesco Riganti Fulginei di Roma 3. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Alex, a te per primo, no? Tu che, come hai pensato di ideare e come ti è venuta questa idea? Allora, io sono tanti anni che mi occupo, oltre che di radio, ovviamente su Radio 2 con 610, di musica, musica sperimentale, musica elettronica, e faccio arte concettuale molto legata alla tecnologia. Il mio rapporto con la tecnologia, essendo io un nerd nell'animo, cioè ero uno di quelli che da piccoli stava proprio davanti al computer, ero uno smanettone, non come loro che sono i veri smanettoni, ma un proto smanettone, ho sempre avuto un rapporto con la tecnologia molto particolare e percepisco che adesso, dal punto di vista del pensiero comune, c'è una grande paura, una grande ansia rispetto alla tecnologia, perché le intelligenze artificiali, l'automazione stanno un po' togliendo il ruolo centrale dell'uomo, non solo produttivo ma anche creativo, e dunque la mia idea era quello di restituire in una performance artistica questo dibattito con una risposta. Ma i benefici, Alex, quali sono? Perché Un momento, perché il punto è proprio quello, cioè arrivare a rappresentare sul palco quest'ansia antropologica rispetto all'avanzare della tecnologia. Come? Cercando di craccare uno dei migliori musicisti viventi, che è Danilo Rea, che è un pianista che è famoso in tutto il mondo perché improvvisa, punto e basta, e quindi cerchiamo di trovare una macchina, un'intelligenza artificiale che cracca in tempo reale, legge i codici di improvvisazione, mi restituisce degli impulsi sul palco, perché siamo io e lui sul palco, e io, grazie a questi impulsi elettronici, che sono delle previsioni di note, riesco a improvvisare insieme a lui in una cosa che in musica non si era mai vista prima. Tutto grazie all'intelligenza di Roma 3. Che... Francesco Riganti Fulgine, ingegnere di Roma 3, benvenuto. Buongiorno. Allora, buongiorno. Com'è possibile questo connubio? Dunque, è stato possibile grazie anche alla collaborazione del laboratorio interdipartimentale di Roma 3, tecnologie musicali e acustica, di cui sono referenti il professor Alessandro Salvini e il professor Luca Versano. Diciamo che noi siamo riusciti in questa, fra virgolette, operazione di cercare di craccare Danilo Rea. La difficoltà di creare un'intelligenza artificiale che facesse questo è, come diceva Alex, sta nel fatto che Danilo Rea è un jazzista, e i jazzisti sappiamo che sono molto complessi e soprattutto hanno appunto una propria personalità nel fare la musica, e questa intelligenza artificiale non è basata su tecniche musicali vere e proprie, ma improvvisa sul momento, quindi deve essere in grado di apprendere mentre suona Danilo Rea, il pianista, e subito dopo cominciare, sbagliando, a imparare quello che sta facendo il pianista, e diciamo in tempo reale riuscire a capire i meccanismi dell'andamento della suonata, diciamo così, del pianista Danilo Rea. Perché Danilo Rea? Perché è l'icona dell'improvvisazione. L'icona dell'improvvisazione, io sono un suo fan dai tempi in cui suonava con Chet Baker, quindi l'idea di dividere il palco con lui per me è un'emozione pazzesca, e perché Roma 3, questo è un aneddoto curioso, quando io sono andato da loro a proporgli quest'idea, loro mi hanno detto: ma perché, visto che ci sono tantissime università all'estero che sono più avanti dell'Italia nella ricerca musicale, nella sperimentazione, ci siamo detti perché? Perché siamo italiani, siamo a Roma, abbiamo gli skill per poter fare delle cose incredibili, avveniristiche, che nessuno ha mai fatto, facciamole insieme. Alex, dalla regia mi dicono che dobbiamo finire, dove possiamo sentire? Abbiamo debuttato al Festival delle Scienze, all'Auditorium Parco della Musica, e tra poco saremo in tournée, per cui cercate Cracking Danilo Rea e ci troverete in giro. Grazie allora a Alex Braga e Francesco Riganti Fulgini, noi torniamo a...